Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi andiamo a creare un braccialetto con delle conchiglie. Non sono le conchiglie classiche che troviamo sempre nelle nostre spiagge, sono conchiglie un po' particolari. Infatti per questo video bisogna ringraziare la nostra amica Cinzia77 che purtroppo diverso tempo fa mi ha chiesto di fare questo video sotto il video che riguardava come bucare le conchiglie per farne delle collane. Quindi, senza stare a tediarvi oltre, io vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, eccoci qua con le nostre conchiglie. Come vedete queste conchiglie io le ho comprate. Qua c'è anche scritto il prezzo, 3 euro non è una gran cifra. Questo tipo di conchiglie non si trovano facilmente nelle nostre spiagge. Dalle mie ricerche è risultato che ce ne sono di questo tipo in alcune spiagge della Puglia. Però, per esempio, in Sardegna, dove vado io, o in Liguria, o nella riviera romagnola, non le troviamo. Come vedete sono delle conchiglie molto particolari, per farvi un'idea della dimensione. Ve le misuro col calibro. Questa qua, per esempio, è grossa. Siamo sui 2 centimetri, neanche e mezzo. Ora, andiamo a realizzare il nostro braccialetto. Il problema di questa tipologia di conchiglie è che sono, come vedete qua dietro, arrotondate. Quindi noi dovremo andare a tagliare questa rotondità in modo che quando ce l'abbiamo al polso non si muovano e soprattutto in modo che riusciamo a legarle in qualche modo, ma questo poi lo vediamo dopo per quanto riguarda la legatura. Come avete visto nel titolo, noi non utilizzeremo nessun tipo di utensile elettrico. Quindi come andremo a fare a tagliare questo? È tutto molto molto semplice. Utilizzeremo un foglio di carta vetrata grana 100. Quindi andremo a scartavetrare la nostra conchigliettina nella carta vetrata fino a consumare questa parte. Ora io qui ho qui con me anche il mio bel cellulare con il cronometro. Io vi metto il cronometro e adesso vediamo quanto tempo ci metto a farne una, così avete un'idea del tempo che ci vuole. Ovviamente nel filmato io velocizzo. Molto bene, 1 minuto e 50 secondi dopo abbiamo finito il nostro lavoro con una conchiglia. Come vedete qua dietro si è completamente bucata, si è aperta e avendola utilizzata con la carta vetrata non taglia, quindi è perfettamente levigata. Ora passiamo alla fase B, ma prima di farlo ovviamente dobbiamo averne un po'. Quindi io ne farò qualcun'altra e poi andiamo a vedere come possiamo legarle insieme per formare il nostro bel braccialetto. Bene signori, ho finito di bucare le mie conchiglie. Come vedete ce ne sono di diverse misure, non credo le troverete tutte uguali. Comunque nella confezione che ho preso io ce n'erano di diverse misure, quindi vanno scelte per capire in che ordine inserirle. Ora dobbiamo andare a legarle insieme per formare il braccialetto. Io utilizzerò questo filo, è spesso circa 1 millimetro, è un filo che ho usato nel video per cucire la pelle. Andrò a legarli nel metodo che vi farò vedere. L'unica cosa che vi voglio dire è di non economizzare con il filo, perché è vero che non ne serve tanto, ma avere il filo più lungo può aiutare a fare meno fatica. Ora vi faccio vedere come intendo agire io. Allora, ne taglio un pezzo lungo più o meno il doppio della misura del braccialetto. Ce ne vorranno più tronconi. Tagliamo, attenzione con il cutter, usate le forbici. Io parto dalla parte centrale. Ora, il concetto è che noi facciamo entrare il filo all'interno della conchiglia. Dobbiamo andare a creare uno spessore qui nell'angolo. E poi dobbiamo fare in modo che si riesca a legarlo
con l'altro. Quindi prendiamo il filo in modo che sia la conchiglia vada a finire più o meno a metà, in questa maniera qua, e andiamo a creare un nodo che deve andare a posizionarsi esattamente qua, in modo da creare spessore. Quindi lo facciamo un primo nodo e facciamo un secondo nodo. Questo filo è un filo piuttosto rigido, vi consiglio di prenderlo un materiale che vi faciliti la vita. Vedete? Sono andato a creare lo spessore qui nella conchiglia. Ora dobbiamo andare a legare la conchiglia successiva. Quindi prendo la conchiglia successiva, ci faccio passare un filo, vedete che vanno a star vicine. Ecco, già io ho sbagliato, perché in questo modo il nodo viene da questo lato, invece non deve venire da questo lato, deve venire dal lato contrario. Quindi prendiamo l'altro, lo facciamo passare dalla bocca di questa conchiglia e andiamo a legarlo in questa maniera qua. Allora, una volta che avete finito di legare, vi troverete tutti questi fili. Ora, consiglio, volendo potete tagliarli, ma verificate prima che i fili tengano. Nel qual caso vedete che c'è qualche problema perché i fili tendono a snodarsi, un altro nodo tra i fili che vi restano non fa male, crea un po' di spessore, ma non fa male. Tanto per essere chiari, gli ultimi due vanno lasciati, uno e due, perché poi ci serviranno per legare il nostro, gli ultimi quattro, per legare il nostro braccialetto. Tutti gli altri, volendo, li potete legare tra di loro. Io adesso ci sto provando per non fare proprio una schifezza, ma come si vede dietro non è molto importante. Quindi continuiamo a legarli, a tagliarli. Quando abbiamo finito, che c'è una cosa che è ragionevolmente ordinata, passiamo al visionare il nostro braccialetto per vedere un po' come è venuto, come sta, come legarlo. Una volta che avete tagliato i fili in eccesso, ecco qua il vostro braccialetto con le conchiglie. Ovviamente si può fare un lavoro migliore del mio, essendo più accurati, avendo più tempo, non avendo questa telecamera davanti. Adesso io vado a provarmelo. Vi sono rimasti questi quattro fili per legarlo. Vediamo un po'. Ecco, ovviamente da solo non ce la posso fare, quindi me lo vado a far legare dalla donna di casa, ci rivediamo tra due minuti. Ed eccolo qua, come vedete è venuto perfettamente il braccialetto con le conchiglie. Ora, consigli finali. Io ho usato questo filo che è totalmente sintetico, preferite quelli di stoffa, perché
si impigliano con più forza e non bisogna fare 77.000 nodi per farle rimanere in tiro. Contate che io, ad esempio, qui ho dovuto fare un sacco di nodi per tenere fermo il filo, ma semplicemente perché scivolava. Quindi, se riuscite ad avere un filo migliore con una... che ha una presa migliore di questo filo totalmente sintetico e molto liscio, sicuramente vi viene un risultato anche migliore. Come vedete però le conchiglie non si muovono ed è un bel braccialetto che potete utilizzare. Io qua ovviamente l'ho legato alla bene e meglio. Per quanto riguarda la legatura dei braccialetti e il nodo finale per i braccialetti, vi rimando a un prossimo video. Se vi interessa scrivetemelo qua sotto. Esiste un modo, o meglio, esiste un nodo apposta per chiudere i braccialetti. Io spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Vi invito quindi a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e se avete delle domande da fare sia sulle conchiglie che sui fili, non esitate a scriverli qua sotto. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.